Questa volta uno ZVP. E entrambi i player danno i ready, quindi stiamo per partire, potete vederlo qui. Tanto arriva l'epic fail per lo sbaglio di mappa iniziale che sembrava essere postazione Edalo. Edalo? Postazione Edalo. Edalo. E stiamo per partire per questo match. Arriva un fax. Ho sbagliato. Arriva un fax. Pensavo fosse un altro, completamente un altro. Pensavo fosse Ready Go, invece no. Questo è un fax. Vediamo cosa ci dice questo fax. Il fax ci dice che questo è l'ultimo match in quanto riguarda i due platini. Sakara contro Veterans, Arati contro Decima Mass, Clan War amichevole organizzata dal nostro Weltal non so parlare, quindi non lo dirò. Concomitanza. Che bella parola. La useremo tantissimo questa sera. Ok, adesso ti lancio una sfida, Jair. No, scherzo. Allora, io direi. Io vi presento lo Zerg, se permetti. Quindi presenta un attimo il nostro player. Ok. Quindi vado a presentare nella. Lato alto della mappa con il colore blu, dalla sua parte le forze di Ayur. Ecco a voi Sakara. GLHF da parte di entrambi i player, mentre dall'altro lato per lo sciame ha bisogno di portarsi a casa questa vittoria. Vuole portarsi a casa questa vittoria. Il vincitore dell'ultimo torneo Federclan, che si è trovato in finale con Jair Snow, portandosi a casa un'ottima vittoria per gli Arati Veterans. Che va a prendere tanti tanti minerali. Guardate come lavorano. Guardate, guardate. Mio. Prende il minerale e lo porta a casa. Mentre dall'altro lato probabilmente viene messo il primo pilone in seconda per Sakara, mentre arriva la probe per scoutare l'avversario. L'overlord di Veterans è esattamente a metà strada, mentre l'altro si va a portare sulla seconda. Forge Fast X, penso, per Sakara. Forge Fast X classico per Sakara. FFE. Mentre il drone va a prendere la seconda base per quanto riguarda Veterans. Quindi build abbastanza. Non ci sono build Caesar a quanto pare. Nel frattempo l'Overlord si va a mettere sulla seconda per essere sicuro che non vi siano Cannon Rush. Dall'altro lato Veterans porta in posizione sicura il suo Overlord per scoutare l'opening di Sakara, mentre prende in questo momento il gas il giocatore Protoss per la decima, mentre dall'altro lato cala la pull. E arriva anche il primo cannone, sempre da parte di Sakara. Beh, che ti aspetti da un game del genere? Tu che sei praticamente off race in questo caso. Allora, Sakara è partito subito con Forge Fast Sex, il che mi ha stupito molto, devo dire, perché io avrei molto paura a farlo, perché se mi arriva qualche ling, la cosa assurda. Quindi vedo attualmente avanti un attimino Sakara, perché ha avuto la sfrontatezza di aprire di Forge Fast Exp. Quello che mi aspetto è un game, diciamo, che i Protoss nelle league un po' più alte o aprono di FFE o comunque Gate Exp. Quindi sono entrambi i casi build abbastanza safe, poiché il cannone riesce comunque a shottarli in Jay. Io avrei paura a lasciare più sotto, perché quando da bravo Terran ti piace bunkerare. Esatto, mi piace bunkerarmi, poi di alzare e spostare tutto una volta pronte le strutture. Comunque sia, dobbiamo dire che Sakara ultimamente in questi giorni sta provando tantissimo questa build consigliatagli dal nostro capo clan, in quanto aveva particolari problemi nello ZVP, quindi vedremo come risolverà questa situazione. Veramente tanta energia bancata nel Nexus. Dall'altro lato continua a dronare Veterans,
Continua a dronare Veterans, ancora non c'è lo speed per i Ling, né quantomeno un upgrade, però prende del Vespene. Dall'altro lato sta per finire il secondo Nexus, mentre la prima praticamente quasi satura. Scende anche un pilone per evitare il supply block. Dall'altro lato 5 droni, quindi praticamente game puramente di macro da parte di Veterans, che non proverà nessun tipo di push in early né timing a quanto pare, poiché non ci sono gli speedling. Arriva il più 1 in attacco a distanza per il giocatore Zerg, che va a mettere le roach. Era un po' un richiamo questo più 1 in attacco a distanza per le roach. Dall'altro lato forse ha bisogno di un di una sentry Sakara. Dall'altro, e nel frattempo metti due Stargate. Ok, questa build di Sakara dovrebbe comprendere tanti oracoli. Non ne sono sicurissimo, vedremo come andrà a finire. Nel frattempo Veterans deve smettere di dronare in prima, poiché 19 su 24 e iniziare a dronare in seconda. Lo fa in questo momento e fa anche un drone transfer. Oggi stiamo cacciando delle perle stupende, io Jay. Intanto mi arriva una notizia da un piccione viaggiatore: il clan Decima Mass Multigaming ha perso il Bo 3 che vedeva coinvolto Simon contro non so chi, purtroppo, scusatemi. Però attualmente quindi siamo 2 punti per la Decima Mass Multigaming, mentre 1 per il clan Arati. E c'è il GG anche per gli altri 2 player che non abbiamo avuto la possibilità di streamare. Potrebbe finire in un pareggio. Tutto sta nelle mani di Sakara. Veterans ha le qualità per poter portare a casa questa vittoria, in quanto Veterans l'abbiamo anche già visto giocare in passato ed è veramente un ottimo player. Tante rocce in uscita. Uno Spore Crower. Comunque lancia Spore, perché ha scoutato l'oracolo con questo Overlord. Scautato l'oracolo con l'Overlord, ottima mossa da parte di Veterans, che perde in questo momento l'Overlord, che non gli pesa minimamente poiché ne ha fatti veramente tanti. Ottima mossa quella di portare l'Overlord nella base avversaria per scout, anche abbastanza normale ultimamente, cioè no, ultimamente da sempre. E vede l'oracolo e quindi una buona posizione di vantaggio. Può mettere abbastanza lanciaspore da difendersi, però ne ha visto uno solo, mentre io vi noto che Sakara continua a fare oracoli. È quasi un monoracoli. Sono 3 Twilight Council da parte di Sakara. Non vengono ancora aperti i gate. Non c'è, effettivamente non c'è un wall. Dall'altro lato non c'è il lanciaspore. Questi tre oracoli zeloti possono fare niente tanto. Shottano la queen e vanno sui lavoratori che vengono pullati in seconda. Vediamo quanti ne riusciranno a portare a casa. Vediamo che succede in questo momento. Il lanciaspore può fare danni. Vediamo se migra l'oracolo. Migra tutti gli oracoli. Si porta di nuovo in main. Anzi no, va a casa. Sakara va a casa. Però partono le rocce. Partono le rocce verso la base dell'avversario, che è praticamente sguarnita di ogni tipo di difesa. 2 lance del vuoto. 3 gate che ancora, con un quarto che ancora deve essere aperto. Le rocce si avvicinano minacciose, prendono in questo momento la naga. Ci sono gli oracoli qui che le vedranno arrivare. Sakara deve fare qualcosa. Va a fare un chronoboost sul Nexus per far uscire prima questa probe. Forse sarebbe stato meglio chronoboostare le lance del vuoto. In questo momento gli oracoli tornano indietro per arrangiare una difesa. Vengono aperti questi 4 gate finalmente, che dovranno warpare soprattutto Stalker. Non vengono colpati perché non c'è il Mother Chip Core, ma soprattutto Sakara non warpa gli Stalker. Ci sono le lance, le blatte cadono molto velocemente, ma i danni ormai sono fatti. Ha perso 7 lavoratori. No, ha perso un lavoratore. No, 7. Sto guardando il numero sbagliato. Non sappiamo nemmeno più leggere stasera. Intanto Charge Lot da parte di Sakara. I 3 oracoli vanno di nuovo a dare fastidio in main del giocatore Zerg, che adesso ha anche le idralische. Però dipende da quanti zeloti andrà a warpare fondamentalmente, poiché come ben sapete tanti zeloti possono veramente annientare le idra. Che viene ricercato lo speed e la distanza, entrambi messi in ricerca. Però arriverà prima la distanza d'attacco per mettere le blatte avanti. Praticamente mono idra in questo momento da parte del giocatore degli Arati.
che non ha praticamente nulla per tankare questi stalker. Arrivano altri due gate, vengono warpati quattro zeloti. Arrivano due link che vengono shottati dalle lance. Veterans vede che si muove qualcosa davanti alla sua base. Mette anche a terza, una terza base a terra che non ho detto, non ho chiamato prima, mi sono distratto. Arrivano altre due lance. L'esercito di Sakara si inizia a fare imponente, ma dall'altro lato c'è una buona difesa. Vediamo cosa accadrà in questo momento. Forse 6 zeloti sono pochi. E guardate come vengono shottate queste idra. Le idra vengono praticamente shottate. Attenzione, cadono tutte le idra. Restano poche idra. Viene premuta la E da parte di Sakara che perde una lancia. Sta per perderne un'altra. Deve andare via con queste due lance. Non può permettersi di perderle. Resta lì, le perde tutte quante. Praticamente arrivano anche 4 zeloti che andranno praticamente a morire. Che vanno ad attaccare direttamente le Hydra facendole cadere. Adesso si ritrova con 13 Hydra in produzione. Monoblatt, il giocatore degli Arati, viene presa una terza base da Sakara, che in questo momento fa un altro Twilight Council. Se ne accorge. Perfetto, se ne accorge. Mette la Dell'errata terza. produzione e mette in Templar a Kives, perché noi siamo italiani, quindi a Kives, facciamo gli ignorantoni. Mentre viene preso il terzo Nexus, ma la vedo difficile. Difendersi da questo push sarà molto difficile. Vedremo come reagisce Sakara, che warpa esattamente 4 zeloti, 4 stalker, scusate. Cade l'ultima difesa, cioè il photocannon, la cosa che difendeva la seconda. Due sentry che vanno a fare un force field, ne faranno un altro a momenti, ma boh, la vedo difficile. Credo che a momenti arrivi in GG, perché veramente Sì, tanta roba arriva. arriva in GG da parte di Sakara. Arriva il GG da parte di Sakara. Veterans, come già avevo detto, è molto molto bravo e si porta sul 1-0 e possiamo solo dire a entrambi i player le urla di felicità per Veterans, che si porta sull'1-0, che in questo momento si sta congratulando con chiunque, si sta dando la mano ai genitori, e i genitori danno la mano dicendo sei stato veramente bravo. Nel frattempo Sakara, con un po' di dispiacere, non riesce a portarsi a casa questo game e attendiamo la mappa che deve essere scelta dal Avrà tempo di giocatore recuperare in un Protoss. secondo. Tanto sono le 11 e un quarto, per chi non avesse un orologio, lo diciamo. Thank you.
Intanto attendiamo i due giocatori, siamo quasi pronti a partire, manca solo il ready da parte di Sakara, che ci ha detto che era su Tarsionis a combattere gli Zerg, quindi si è avuto un master bene. Adesso starà recollando per tornare alla sua postazione. Una canzone un po' a caso. Good, entrambi i player si parte, signori. Tip, tip, tip. Ecco la schermata di caricamento di Diluvio LE. Questa mappa che si chiama Diluvio, ma non ha neanche una goccia d'acqua. Una mappa molto particolare. E si parte. Parte la telecamera. Parte come parte la partita, parte anche la telecamera verso il basso. Benissimo, siamo qui per commentare questa seconda match di questo BO3. Che riguarda due clan, il clan Arati, potete vedere qui il loro stemmino, dall'altro lato il clan Decima, dove potete vedere qui in questo punto lo stemmino, e non ci resta che presentare di nuovo questi player per la seconda volta. E allora inizio io, chiamato a recuperare subito questo BO3, quindi una partita in salita con il colore rosso che... Scusate, mi sono perso per le forze di Ayur. Ecco a voi Sakara. Dall'altro lato, in verde, con la forza di Kerrigan, con la potenza di Kerrigan, con lo sciame, come già detto in verde, perché dobbiamo ripetere le cose due volte, per gli Arati Veterans! Yeah! E questo player ci ha dato sempre dimostrazione di essere un grande player. Lo ha fatto al torneo di FederClan e lo sta facendo anche in questo match, partendo con una build particolare, va, diciamo così. È un cheese. Che verrà scoutato da parte di Sakara in questo momento. Arriva la pull, arriva un altro drone, probabilmente andrà a prendere lo speed per poi fare un push di Ling. Vedremo cosa ha intenzione di fare il player del clan Arati. Praticamente Kerrigan l'ha scoutato in tutto e per tutto, quindi probabilmente si vuolerà photocannon da parte di Sakara, che è aperto di nuovo in Forge Fast Exp. Infatti viene preso lo speed a momenti. Appena si arriverà ai 100 minerali parte la ricerca dello speed. La probe resta lì, praticamente aspetta di suicidarsi, attende i Ling che partiranno appena spawneranno, appena arriverà l'upgrade. Probabilmente verranno prodotti in questo momento. Infatti sì, 4 Ling in produzione. E Sakara continua a vollarsi parecchi photocannon. Non ha intenzione di far entrare, urla "You shall not pass" al giocatore Zerg, che proverà con questo all-in. In questo momento due Zergling vanno avanti, probabilmente a scoutare. Infatti sì, si vanno a posizionare sotto l'Overlord. Nel frattempo la probe è posizionata in questo punto, quindi potremmo vedere qualcosa di aggressivo anche da parte di Sakara, che non ha fatto rientrare in base la probe. In questo momento va a scendere, credo, a momenti la seconda base per il giocatore in verde, che aspetta i 300 minerali. La probe va a scoutare il drone, che è lì, e vede anche l'hatchery Sakara, quindi sa che il push non sarà molto consistente, almeno credo. Anche perché è riuscito a difendersi in modo quasi perfetto. Forse la scelta dello Zelota è sbagliata, sarebbe andata meglio una sentry. Torna indietro con questi 4 Ling Veterans, che una volta capito che il giocatore Protoss è ben difeso, decide di andare praticamente a macrare. Quindi torna indietro con i 4 Ling e fa parecchi droni per cercare di riportarsi su con l'economia. Vediamo che praticamente l'income è speculare, anzi leggermente in vantaggio
del giocatore degli Arati. Nel frattempo la seconda base è in produzione da entrambe le parti. Questi quattro link continuano a girare furiosamente per la mappa alla ricerca di qualche pilone. Credo, forse sì, forse no. Girano comunque nella mappa il move, mentre la prima base di Veterans è veramente satura, quindi probabilmente vedremo un transfer nel momento in cui spawnerà la seconda. Nel frattempo questa probe verrà scoutata dai Ling, che sono di ritorno in base, quindi verrà praticamente killata. Dall'altro lato vediamo che l'Overlord va a scoutare la main di Sakara, che ha praticamente tutte le tech in seconda. Fa una robo, fa un Cybernetics Core, cambia completamente la build, quindi niente Stargate. La probe si salva, infatti i Ling non l'hanno vista proprio per pochissimo, È quindi vero, è sarà vero. in grado di ritornare a casa. La vediamo ora a centromappa che si avvicina sempre di più verso la tanta agognata casa, dolce casa. L'Overlord non cade per un soffio contro i colpi dei cannoni fotonici. Di nuovo i 4 Ling per scoutare. La robo è quasi terminata. Sta per essere finito anche il Warp Gate, perché dobbiamo parlare italiano oggi e abbiamo deciso che non lo faremo. Intanto i 4 Ling vanno praticamente a scoutare, praticamente ad inseguire, stavo dicendo questo. La probe che vedono per un soffio, quindi Sakara la perderà a momenti. È stata vista veramente per un soffio da parte del giocatore Veterans. E scende anche una terza base. Scende una terza base, arrivano le blatte, viene preso il gas in questo momento. In prima arrivano anche altri Ling in supporto dei quattro che già erano fermi lì. Viene ricercato il più uno in attacco, viene aperto il primo gate, ne ha fatti anche altri due, sta facendo il quarto. Nel frattempo scende il primo immortale, vediamo cosa warpa. Warpa sentry. Sì, warpa sentry e immortale, penso che tenterà un all-in di sentry e Immortal Sentry lì. immortali. Sì, penso, non lo so, mi viene in mente solo questo, che non vedo altre unità a parte lo Zelota. A Intanto difesa del muore un gioco. Overlord Non l'ho da notato, qualche parte. scusatemi. Da qualche parte ogni giorno muoiono gli Overlord. Dona anche tu 5 euro per il bene degli Overlord. Poverini. Tanto arrivano 5 rocce da parte di Veterans. Prova ad avvicinarsi al wall. Lo scouta, lo riscouta in continuazione e controlla che non esca niente da lì. Mentre notiamo che questo sembra essere non sembra essere un Immortal Sentry, poiché vengono fatti anche i ditoni. Vengono fatte le dita da parte del Protoss, che ha intenzione di creare dei colossi. Mentre dall'altro lato viene praticamente fullata velocemente la terza base di Veterans, che mette a terra anche due Evolution Chamber. Sta venendo ricercato anche il Lair per fare probabilmente le Hydra, quindi stessa composition del game precedente. In questo momento viene attaccato il pilone che andava a chiudere il wall quando è stato scoutato l'all-in, però si rende conto che è l'unico pilone che tiene in vita la Robo, quindi lo lascia con un HP mentre ne warpa un altro. In questo momento i Ling potrebbero avvicinarsi e andarlo a shottare, facendo un piccolo danno. Vediamo. Non si avvicinano, lo vedono in fin di vita, ma decidono di non shottarlo. Sta per essere warpato il primo colosso. Viene fatto il pilone, quindi in questo momento Shiva può. Shiva. Sakara può far cadere questo pilone. Dall'altro lato ci sono veramente tante rocce. L'Hydrally Sky, Den. Non ha l'Hydrally Sky, Den. Vabbè, comunque è a metà produzione. Vengono fatte veramente tante rocce, due Overlord, un'altra Queen. Viene fatto lo speed, il movement speed per le rocce. Viene fatto il più uno in attacco. Questi Ling vengono shottati da queste poche sentry con tre Zeloti e due immortali, che servono a Sakara per andare a prendere una terza base. Infatti viene messa a terra in questo momento. Viene creato anche un observer. Viene warpato, creato, diciamo che è uguale.
Intanto tiene solo 4 gate, forse sono un po' pochi. Tu che pensi, Jade? Sì, sono sicuramente un po' pochi, anche perché se andiamo a vedere supply, comunque è 50 supply avanti il giocatore Zerg Veterans, cioè veramente 50 supply sono tanti. Andiamo anche a vedere le rocce che sono una quantità enorme. Certo, Immortal e il Colosso faranno la differenza, dipenderà tutto dall'ingaggio, però poca roba Sakara. Ah, poca roba anche secondo me Sakara, che Warp in questo momento ha altre tre sentry. Forse il problema più grande, vengono messi a terra in questo momento altri due stalk e altri due gate. Come andava fatto, come era stato detto da noi, c'è bisogno di più gate. Però vediamo che la prima di Sakara è veramente satura, 25 su 24. Oversatura la base per Sakara. Questi sono piccoli errori che possono fare la differenza durante il game. Vengono warpati degli stalker. Probabilmente questa probe andrà a mettere un pilone in proxy per poi andare a fare una piccola pressure al giocatore Zerg, che ha veramente tantissime roach, 5 Hydra in produzione. Forse due mortali non sono abbastanza. No, penso vedremo l'ingaggio diretto, dipenderà molto tantissimo, anzi dai force field, ha ben 6 sentry per fare so force field, se riesce bene a spezzare l'esercito un terzo alla volta potrebbe decimarlo, vediamo quello che succederà. Intanto volevo vedere se c'era un observer sulla base di Sakara, sulla base di Veterans. Questo ingaggio è nettamente a favore del giocatore Zerg, che si trova in una position veramente avvantaggiata. Flanking da parte del giocatore Zerg, force field everywhere, ma non credo basteranno. Infatti cade praticamente tutto l'esercito di Sakara. Viene dato il GG e finisce qui questo match, il quarto match di questa Clan War 2 a 2.